Quindi prima di far muovere la macchina e quindi prima di caricare il file e controllare tutto l'ambaradan, la cosa importante da fare è spostare la Z in alto in modo tale che si stacchi dal pezzo e non ci siano problemi di movimento libero. Quindi la portiamo in alto e la portiamo più o meno sullo zero in modo tale che non si distacchi. A questo punto possiamo caricare il file che abbiamo preparato, in questo caso lo abbiamo messo sul desktop, per cui da questa icona carica file ISO, noi andiamo sul desktop, ci prendiamo il nostro file ISO che abbiamo preparato con il nostro CAM e lo carichiamo. Qua a sinistra vediamo il listato del G-code. Qua sulla destra possiamo schiacciare preview e in questa zona abbiamo una preview di quello che farà il nostro CAM. Lo possiamo vedere in varie visualizzazioni, questa roba qua è molto utile da vedere, però vedi già che ci sono delle coordinate, la visualizzazione non è bellissima da vedere, però questa è, però ci dà già un'indicazione rispetto a tutti al lavoro che deve fare. A questo punto siamo praticamente pronti per lanciare il programma, siamo già sicuri di quello che stiamo facendo. Prima di lanciare il programma ci accertiamo che abbiamo external override segnato qua, quindi acceso, che ci consente di controllare le velocità sul nostro controller, e gli mettiamo la velocità mandrino tranquillamente al massimo, o quasi al massimo, insomma, alla velocità alta. Il feed degli assi lo teniamo basso, in modo tale che l'inizio del lavoro avvenga lentamente, che ci darà quindi la possibilità di stoppare la macchina se abbiamo fatto qualche erroraccio. Se noi la mettiamo al massimo della velocità, potrebbe andare anche molto molto veloce, per cui la mettiamo a velocità bassa, usciamo dall'area di lavoro, per cui fuori dalla linea gialla, ci accertiamo che non ci sia niente di anomalo posizionato nell'area di lavoro, nel piano di lavoro, chiaramente gli staffaggi ci sono. E in questo momento possiamo prepararci e far partire il file. La prima cosa da fare è quella di girare la chiave della manutenzione in posizione off. Possiamo anche toglierla così non ci sbagliamo. E schiacciamo, per far partire il programma, schiacciamo start. Nel momento in cui schiacciamo start, la macchina parte, teniamo in mano il controller e stiamo in prossimità della macchina in modo tale che abbiamo a portata di mano il bottone di emergenza. Ricordiamoci anche di non oltrepassare la linea né con oggetti né con noi stessi, perché la macchina andrà, se noi passiamo quella linea con le fotocellule, andrà in stop e dobbiamo ricominciare tutto da capo, quindi stiamo a debita distanza. Quindi io schiaccio start qua, il mandrino prende velocità, attende e si sposta nella posizione di partenza.